Allora, oggi voglio parlarvi di un argomento orribile. Si tratta dei dolori mestruali. Chi non ha dolori? Vi prego, ditemi chi non ha dolori mestruali durante il ciclo, perché veramente sei fortunatissima. Allora, vi racconto brevemente la mia piccola storia e poi, storia tra virgolette, e poi vi dico quali sono i rimedi naturali che funzionano davvero, perché io sono la regina dei dolori mestruali. Ho avuto, ho tuttora, diciamo, un ciclo molto irregolare. Tanti anni fa ho iniziato a prendere la pillola per risolvere questo problema, con la quale l'ho risolto, tra virgolette, ho risolto l'irregolarità e i dolori mestruali. Avevo un ciclo che durava 3 giorni, favoloso, arrivava quando volevo io, finiva dopo 3 giorni, una cosa meravigliosa. Non sentivo assolutamente nulla, fantastico da questo punto di vista, ma purtroppo l'ho dovuta stoppare perché ho provato varie pillole, tutte più o meno mi creavano dei problemi allo stomaco, alla pelle, ho avuto degli eczemi incredibili vicino alle gambe per colpa della pillola, ho avuto un mal di stomaco che non finiva mai. Non ho voluto provare altri contraccettivi nel frattempo, e anche perché controllando la mia ginecologa, dopo averla utilizzata per 2 anni la pillola, abbiamo notato che molto probabilmente le mie ovaie si erano regolarizzate e quindi abbiamo deciso di stopparla. Nel frattempo effettivamente è stato così, il mio ciclo si è leggermente regolarizzato, non mi arriva proprio precisamente ogni 28 giorni, ma ogni 30, ogni 35 giorni. Più o meno è così, lo sto calcolando con un'app che si chiama Clue, se non la conoscete scaricatela perché è fantastica, utilissima, è davvero utile dal punto di vista appunto di calcolare i giorni del ciclo, i ritardi eccetera eccetera. Quindi ho, diciamo, tra virgolette, risolto questo problema, ma nel frattempo i dolori mestruali sono aumentati, sempre peggio. Quindi, invece di utilizzare medicinali che comunque a lungo andare fanno comunque male, ho deciso di affidarmi alle spezie e ai rimedi naturali. Molti di questi rimedi sono davvero facilissimi da realizzare e sono davvero utili, ve lo giuro. Il primo rimedio di cui vi voglio parlare è questa tisana, facilissima da realizzare. Vi basterà un bicchiere di acqua calda, un cucchiaino di zenzero in polvere, lo trovate al supermercato, e un cucchiaino o due di limone per rendere il sapore un po' più piacevole. Mescolate bene e bevetela quando magari avete i crampi. Potete bere questa bevanda anche 2-3 volte al giorno, quindi quando avete questi dolori andate a bere questa tisana. Non solo lo zenzero è utile per contrastare i dolori mestruali, ma la cosa che vi aiuterà tanto è l'acqua calda, quindi queste due accoppiate insieme aiutano a rilassare i muscoli dell'addome e quindi a contrastare i dolori e i crampi. Io al posto della medicina, dei classici Buscovan, Tachipirina, sto utilizzando questo rimedio e mi ci sto trovando davvero davvero bene. In alternativa potete anche utilizzare la camomilla, ma questo è ancora più efficace. Un altro rimedio è quello di creare un unguento, una specie di crema fatta in casa, facilissima. Vi occorrerà semplicemente del burro di karité e un olio essenziale in particolare che è quello di camomilla. Allora, sia il burro di karité che l'olio essenziale di camomilla lo potete trovare in erboristeria, oppure se volete risparmiare potreste acquistarli sui vari siti online. Vi ho parlato dei siti online di materie prime tanti anni fa, comunque alcuni di questi utili e che sono davvero economici sono Minerali Liberi, Zen Store e Aromazon. Questi tre sono quelli che hanno, diciamo, i prezzi un pochettino più abbordabili. Il burro di karité costa poco, anche l'olio essenziale di camomilla. Quindi comprate questi due ingredienti e ci mettete 2 o 3 cucchiai di burro di karité in una ciotolina e ci aggiungete massimo 4-5 gocce di olio essenziale di camomilla. Mescolate bene affinché comunque il burro si ammorbidisca, si sciolga, diventerà come una specie di panna e lo andate ad applicare sull'addome quando avete i dolori. L'olio essenziale di camomilla è formidabile. Io ho sottovalutato gli oli essenziali, ma sono davvero una delle cose più importanti per contrastare i problemi. I problemi della pelle, problemi derivati da uno stato psicologico come ansia, tantissimi problemi si possono risolvere con gli oli essenziali. Magari se avete
a disposizione un diffusore, potresti utilizzare anche il diffusore per l'aromaterapia, utilizzare tantissimi oli per combattere appunto tra cui dei problemi. Se volete un video a riguardo sull'aromaterapia, sull'utilizzo degli oli essenziali, sui problemi che si possono risolvere con gli oli essenziali, fatemelo sapere giù qui nei commenti, così realizzerò appunto un video. Un altro rimedio è quello di applicare una vera e propria posizione da yoga. Ve la faccio vedere perché altrimenti non capite. Ed è questa qui. Questo aiuta a far circolare bene il sangue, ma non solo, aiuta a rilassare tantissimo i muscoli dell'addome. Quindi quando avete dolori mestruali non vi buttate sul letto a non fare niente, ma bensì cercate di allungare i muscoli, perché i crampi poi alla fine non sono altro che l'irrigidimento dei muscoli stessi dell'addome. Quindi fare questa posizione yoga aiuta tantissimo. Infatti io quando sto male, che non ce la faccio proprio, mi metto in questa posizione per un paio di minuti, mi rilasso, respiro, perché poi il respiro è importante. E appunto subito dopo i miei muscoli si rilassano e io sto meglio. Poi insieme alla bevanda, insieme all'unguento, insomma proprio mi sovrasto di rimedi naturali. Un altro rimedio, questo forse non so se tutti lo conosciate, è quello dei pediluvi. Il pediluvio è molto molto importante per alleviare i crampi mestruali. Mettete una bacinella di acqua calda e all'interno di questa acqua calda ci mettete due cucchiaini di senape in polvere. La senape in polvere aiuta a contrastare i crampi, ma se non la trovate, se non ce l'avete, non vi preoccupate, potreste utilizzare la cannella, lo zenzero e il timo. Queste sono vere e proprie medicine per i crampi. Quindi mettete due cucchiaini di una di queste polveri, ci mettete all'interno per un paio di minuti, 10-20 minuti, quanto più volete, vi rilassate e vedrete che i dolori inizieranno a diminuire. Un olio fantastico da massaggio, da mettere sul ventre e che aiuta tantissimo è l'oliolito di calendula. Gli oliolitti si fanno in casa, molti di voi lo sapranno, altri magari no. Come si prepara? Dovete praticamente comprare 50 grammi di fiori di calendula, sicuramente li trovate in erboristeria, e 250 grammi di olio, magari olio di riso o olio di girasole andrà benissimo perché sono più leggeri. L'olio d'oliva è un po' più pesante, quindi ve lo sconsiglio. Quindi mettete in un barattolo di vetro 50 grammi di fiori di calendula, 250 grammi di olio, riso o girasole, chiudete il barattolo, copritelo con della carta argentata o dell'alluminio, lo mettete per 2 settimane al buio, magari all'interno di una dispensa dove comunque non batte il sole, lo lasciate lì 2 settimane, dopodiché aprite dopo 2 settimane il barattolo e filtrate, quindi dovrete prendere soltanto l'olio da questo barattolo e questo oliolito lo potete utilizzare per fare dei massaggi all'addome. Anche la calendula è un'ottima erba contro i crampi addominali. Ovviamente non sottovalutiamo l'alimentazione, perché in quel periodo noi abbiamo voglia di schifezze. È sbagliato, perché più mangiamo schifezze più stiamo male. Quindi è importante mangiare sano, è importante mangiare sano sempre, al di là del ciclo, però magari in quel periodo potreste mantenervi un po' di più mangiando tanta tanta frutta, tanta verdura e mettendo all'interno della vostra alimentazione, quindi aggiungendo all'interno della vostra alimentazione in particolar modo i semi di lino, i semi di finocchio sono utilissimi, il timo, lo zenzero sono tutte erbe che aiutano, quindi non solo utilizzarle per l'esterno ma anche utilizzandole all'interno aiuteranno a contrastare i vostri dolori mestruali. Allora ragazze, questi erano i miei 6 rimedi che utilizzo spesso e volentieri per combattere appunto i dolori del ciclo. Quali sono i vostri? Ovviamente non vi ho parlato della borsa dell'acqua calda perché è un classico, vabbè, però come vi ho detto, questi rimedi vi aiuteranno sicuramente. Fatemi sapere se questi li conoscevate e se avete altri rimedi che magari mi consigliate per una che soffre tantissimo di questo problema. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti tanti pollici in su, iscrivetevi
iscrivetevi a Instagram se non siete ancora iscritti, iscrivetevi anche al canale, mi raccomando cliccate su iscriviti e ricordatevi di cliccare anche sulla campanellina perché quella vi aggiornerà su tutti i nuovi video che sto caricando. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!